la risoluzione, non cosa tra le coppie, prego. Grazie. Grazie. Se scelte di sì. Abbiamo visto che c'è qualche città che si gloria a vario aver attribuito la rilevanza. Perché sono... Ah, io l'ho fatto con ma poi change a volte quando parte. E poi abbiamo verificato dei temi che prende. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Grazie. Emozionatissimo. Beh, no, perché? Buongiorno, buongiorno. È un piacere. Benvenuti al Parlamento. Grazie. Bene. Sono molto contento della vostra visita e anche della vostra iniziativa. Prego, prego, accomodatevi. Grazie, grazie. Accomodatevi. Prego, accomodatevi. Benissimo. Quando siete arrivati? Ah, io sì. Da Forlì. Da Forlì. Poi Piacenza e poi Bari Mine. Siamo accordata. Campo di Fosso. Abbiamo visto che ci sono qualche città che si gloria a vario aver attribuito la perché sono... Ah, io l'ho fatto con poi change a volte quando parte. E poi abbiamo verificato su dei temi che prendono va ma poi abbiamo verificato che c'è un fondamento. Io vi consegno la risoluzione, non cosa tra le coppie, prego. Grazie, grazie. Insomma, ci tenevo che ce l'aveste. Sì, giusto. Siamo qui a consegnare le 270.000 firme dei cittadini di tutta Europa per la cittadinanza in favore di Patrick Zaki. Beh, questo è un gesto molto importante e tra l'altro dimostra anche quanta attenzione da parte non solo dell'Italia, dove lui ha abitato, ha studiato, ma da parte di tutti i paesi europei. E quindi la sua vicenda è davvero adottata da opinioni pubbliche di tutta Europa. Noi consegniamo insieme a questa scatola, che è un tesoro per noi molto prezioso, un filo rosso. È un filo rosso che parla di militanza sociale, che punta a dare gambe e corpo a una carta, quella europea dei diritti fondamentali dell'uomo. Parla di mobilitazione dal basso per il futuro. È un filo rosso che lega la libertà di pensiero e la speranza. E ci lega in questo momento Patrick Zaki, che è simbolo della meglio gioventù egiziana, ma non solo. Patrick Zaki oggi è simbolo di tutti i prigionieri di coscienza, ma non solo. Egli è simbolo oggi dei sogni di tutti i giovani che si muovono per studiare all'estero, in quegli interscambi culturali auspicati anche da Erasmus Mundus. Il valore della cittadinanza italiana si traduce anche nella cittadinanza europea. E quindi questo gesto che avete consegnando al Parlamento europeo, questa petizione, questo ha un valore molto importante. Non solo perché vogliamo essere tutti vicini a questo ragazzo che sentiamo come uno dei nostri ragazzi, ma nello stesso tempo perché riconsegna all'Europa una forte carica di difesa dei valori fondamentali. Quello che noi possiamo fare, tutte le energie che possiamo mettere, continuare. Di ragazzi che vorrebbero un mondo senza frontiere, che vorrebbero un mondo migliore, che vorrebbero un mondo in cui la solidarietà... Faccelo sia orizzontale che verticale. Sì, sì, sì. Grazie mille.